Bentornato, in questa lezione proverò a spiegarti come ragionare con una domanda di logica assegnata in un test di università privata, in questo caso in un test di ammissione assegnato in passato per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore o più semplicemente Università Cattolica. E questa è una domanda non particolarmente difficile, però qualcuno me l'ha segnalata e quindi provo comunque sia a dare delle indicazioni su come risolvere, su come ragionare con questa tipologia di domande. La domanda dice: alle ultime elezioni politiche di un determinato paese, il partito vincitore ha ottenuto il 32% dei voti espressi. Sapendo che l'astensionismo è stato pari al 38%, qual è la percentuale degli aventi diritto al voto, quale percentuale degli aventi diritto al voto si è espressa in favore del partito che ha vinto le elezioni? Allora, dalla mia esperienza, e ormai ho un'esperienza di migliaia di ragazzi, e per fortuna molti, insomma, hanno superato, molti di questi, la gran parte ha superato i test di ammissione. E lo dico con dati attendibili, non sono dati gonfiati come a volte fa qualcuno, non tutti, ma come a volte fa qualcuno. Dicevo, in questa tipologia di domande, la difficoltà che io a volte noto confrontandomi con voi è che avete in alcuni casi difficoltà a interpretare in modo corretto le informazioni del quiz. Allora, cerchiamo di farlo insieme, il ragionamento. Ci sono state queste votazioni. Il partito vincitore ha ottenuto il 32% dei voti, attenzione, non dei voti complessi, dice dei voti espressi. Poi dice che c'è stata una certa quota legata all'astensionismo. Ma che cos'è l'astensionismo? Sono le persone che non hanno proprio votato. Quindi praticamente se io considero tutte le persone di questo paese pari al 100%, quindi 100% è il totale delle persone di questo paese. Però di queste persone, in realtà non tutti hanno votato. Hanno votato tutti eccetto che il 38%. Quindi al 100% io devo togliere il 38% per capire quanti sono le persone che sono andate proprio a votare, che hanno espresso un voto. E quindi queste persone saranno pari al 62%. Poi di questo 62%, cosa rappresenta il 62%? Le persone che hanno espresso il voto. Di questo 62%, di questa quantità, lascia stare che 62, 11, 12, non ci interessa quant'è. Di questa quantità, il 32% di questa quantità sono i voti che si è accaparrato il partito vincitore delle votazioni. Quindi possiamo dire che il partito vincitore delle votazioni ha preso il 32% del 62% delle persone che sono andate a votare. Quando vi esprimete in questo modo come 32% del 62%, questa è quella che viene indicata anche in matematica come percentuale di percentuale. E come possiamo calcolare complessivamente quanto vale questa percentuale di percentuale? Cercando di esprimerla con un solo numero, non con due percentuali, ma con una sola, beh, semplicemente dividendo per 10 entrambe le percentuali e moltiplicando i risultati, cioè 32 diviso 10 è 3,2 per 62 diviso 10 per 6,2. E il risultato di questo sarà 3 per 6, 18, sarà un po' più di 18. Guardando le risposte, un po' più di 18 è la E, 25 è già molto più di 18, quindi l'avrei esclusa, 32 è ancora peggio, molto molto più di 18, quindi assolutamente no. 1 e 12 sono meno di 18, quindi assolutamente no. Quindi di conseguenza, anche senza poi svolgere il calcolo nella sua precisione, ma potremmo anche farlo, vedrai che svolgendo questa moltiplicazione 3,2 per 6,2 otterrai come risultato proprio 19,84%. Quindi ho cercato di darti questo approccio un po' più smart nella risoluzione di questo quiz. Insomma, spero ti sia piaciuto, spero di essere stato anche chiaro nella spiegazione. Se hai comunque dei suggerimenti o vuoi esprimere dei commenti, puoi farlo sotto il video, dove troverai poi appena possibile anche i dati aggiornati su eventuali iniziative di cui sono protagonista, come corsi o altre iniziative che generalmente propongo. Quindi
Se ti interessa, consulta la info box per ulteriori informazioni oppure il mio sito internet che è meteorologo.com. Se mi vuoi porre altre domande da analizzare, puoi inviarle a giuseppe.codrugo@meteorologo.it e poi, appena possibile, proverò a realizzare nuovi video. Per restare aggiornato sui video che di volta in volta, che settimanalmente cerco di pubblicare, è sufficiente iscriverti al mio canale, non ti costa nulla, insomma, e potrebbe aiutarti ad avere delle indicazioni preziose. Per altre iniziative, poi a volte sono presenti anche sui social, su Facebook, su Instagram, eccetera. Quindi, se hai piacere, insomma, prova a cercarmi anche sui social, su Instagram come Meteorologo Codruvo, su Facebook come Codruvo Test e Concorsi. Non ho più voce, quindi vi devo salutare. Grazie per l'attenzione e forse, chissà, a una prossima lezione. Addio!